Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata del TG Mac News, che poi a dire la verità più che TG Mac News, queste ultime due puntate, o meglio tre puntate, inclusa questa, sono più incentrate sui migliori device per questa fascia di prezzo, come avete potuto notare. Abbiamo iniziato con la fascia fino a 2,50, da 2,50 a 4,50, questa qua è la fascia da 4,50 a 4,70 oltre. Quindi, diciamo la fascia top, non sono stato lì a dividere 4,50, 6,50 per poi fare 6,50 oltre, li racchiudo direttamente qua, tanto Mate 7 a parte, Mate 9 scusate a parte e anche iPhone 7, non c'è sta gran discrepanza di prezzo da dire telefono che va a 800 euro. Dopo questo spoiler su due terminali già presenti, iniziamo senza altri cincischi con la classifica dei top device. Iniziamo quindi con Huawei Mate 9, Huawei Mate 9, ultimo uscito di casa Huawei, veramente un terminale performante sotto ogni punto di vista e costruito con una cura veramente veramente eccezionale. Huawei ultimamente sta sfornando device veramente veramente top. Huawei Mate 9, che è sicuramente uno dei migliori telefoni attualmente sul mercato, non oserei dire il migliore, ma veramente poco ci manca. Huawei Mate 9 che si trova a circa 700 euro per la versione normale e poi ricordo esserci la versione Porsche Design che va a raddoppiare il costo, infatti si trova a 1400 euro, veramente uno sproposito. In più troviamo praticamente tutt'altro telefono perché diminuiscono i pollici di schermo, differiscono i ritocchi, i colori e si viene, diciamo, inserito anche il tasto Home. Passando al prossimo troviamo Meizu Pro 6 Plus, telefono che non è ancora commercializzato ufficialmente, però è stato ufficialmente presentato ed è forse il finalmente aggiungerei degno erede di Pro 5. Telefono che monta praticamente lo stesso hardware di Galaxy S7 e S7 Edge, ovvero Exynos 8890, 4 GB di RAM, qua poi troviamo 64 GB di memoria interna e un display che resta invariato rispetto a Pro 5, ovvero 5,7 pollici. Per quanto riguarda il costo, siamo attorno ai 450 euro, o almeno dovremmo essere attorno a quella cifra, ripeto, non è stato commercializzato ufficialmente, quindi non si può dire con certezza, però sicuramente non ci discosteremo molto e questo entra di diritto nella top 5 dei migliori smartphone del 2016, anche perché, come ormai Meizu ci ha abituato, oserei fare un paragone alla lontana, non prendetemi in parola. Meizu come iPhone ci ha, diciamo, viziato a sfornare sempre ottimi terminali, fluidi, veloci e costantemente aggiornati. Passiamo avanti, dunque 450 euro per Meizu Pro 6 Plus. Passiamo avanti, cosa troviamo? Troviamo Huawei P9 Plus, come già vi avevo anticipato, terminale sicuramente, sicuramente a livelli top. Molti lo definiscono l'unico degno concorrente di S7 Edge, che come sappiamo è inutile dire di qua, dire di là, ma quest'anno S7 Edge ha dominato, anche se in estate, verso agosto, è uscito OnePlus 3 che gli ha dato del bel filo da torcere, però diciamo che prima, nella fase prima di agosto, secondo molti, Huawei P9 Plus è stato l'unico terminale degno di competere con S7 Edge. Huawei P9 Plus che è praticamente molto molto simile al P9, cambia soltanto la diagonale dello schermo che qua sale a 5,5 pollici e è un AMOLED a differenza del P9 che è un IPS. Il prezzo di P9 Plus si aggira attorno ai 580 euro e devo dire che anche in questo caso Huawei non smentisce, terminale veramente veramente di alta gamma. Passiamo dunque ai terminali, gli ultimi due, che sono probabilmente i migliori della lista e sono i due di cui potete trovare la recensione di Valerio qui sotto in descrizione. Partiamo con iOS, stravolgiamo, abbiamo fatto Android fino adesso, iOS cosa sarà mai? iPhone 7. iPhone 7 che è terminale, l'ultimo terminale Apple, come sapete benissimo,
Non saprei cos'altro aggiungere perché ormai sappiamo benissimo che gli iPhone sono sempre ottimi terminali, ottima fluidità, ottima velocità di sistema, sempre al top. Unico difetto è il prezzo. Infatti partiamo da circa 670 euro, si riesce a trovare adesso online la versione 32 giga, che non è neanche poi così tanto se calcoliamo che comunque ci sta Huawei Mate 9 a 700 euro, quindi 20 euro in più. E P9 Plus che non è poi così distante, vabbè, 80-90 euro non sono pochi, però solitamente iPhone mantiene un gap superiore. Quindi iPhone 7 a 650 euro. Per quanto riguarda l'ultimo terminale in lista, ricordo che non è una classifica che va in base a nessun criterio, anche se personalmente è quello che preferirei, Samsung Galaxy S7 Edge o S7 per chi non amasse i bordi stondati o anche per chi volesse una diagonale dello schermo inferiore. Non saprei cosa dirvi di questi terminali per il semplice fatto che ormai sono più riconosciuti, più citati e penso che li conosciate benissimo anche voi. S7 Edge probabilmente è il miglior terminale di questo 2016, oserei dire quello con più continuità perché probabilmente ha regnato da marzo e tuttora sta regnando, nonostante ci siano gli ottimi OnePlus 3, OnePlus 3T e Huawei P9 Plus, Huawei Mate 9, però con tutta probabilità S7 Edge resta veramente quello che è un gradino sopra, soprattutto anche per il fattore estetico, perché ragazzi, potrebbe non piacervi, potreste trovarvi male se lo provate, però sul fatto che sia una bomba estetica non c'è assolutamente nulla da dire. È l'unico che dà veramente l'effetto di avere un display borderless grazie agli angoli stondati. Sembra veramente che il display non abbia bordi se lo vediamo perfettamente perpendicolare alla nostra vista. Ragazzi, che prezzo hanno? Sono scesi parecchio anche loro, nonostante Samsung sia solita non svalutarsi. Troviamo S7 normale sui 480-490 euro online e S7 Edge sono circa 50-70 euro in più. Diciamo sui 550 si riesce a trovare no brand con garanzia italiana, sempre online. Perfetto ragazzi, anche questo video è finito, per questa settimana è tutto, spero che con questi tre video che racchiudono queste macro categorie di prezzo siate riusciti a trovare il telefono che più fa per voi come utilizzo o per voi come regalo da fare a qualcuno. Fatecelo sapere con un commento, fateci sapere che telefono avete scelto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!